Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Katia Ricciarelli dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello VIP ha riabbracciato Pippo Baudo? Ecco tutta la verità. Si è appena conclusa l'esperienza degli amatissimi coinquilini al Grande Fratello VIP. Così anche Katia Ricciarelli, seppur sia uscita qualche settimana prima del 14 marzo, lo stesso è stata una dei protagonisti assoluti di questa edizione fino alla fine. Nel bene e nel male ha fatto parlare di sé, sempre, dall'inizio fino alla fine. Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Non a caso in molti si erano chiesti come mai nelle ultime dirette non fosse presente in studio. La verità è emersa dopo qualche giorno, infatti a quanto pare, stando a quanto riportato da TV Blog, sarebbe risultata positiva al Covid-19. Ma come abbiamo visto, per il gran finale è apparsa in tutta la sua bellezza e in tutto il suo splendore in prima fila accanto alla sua amata Soleil Sorge. C'è un'altra cosa però che i fan si sono chiesti a distanza di tempo: la cantante lirica ha più riabbracciato Pippo Baudo una volta uscita dalla casa del Grande Fratello VIP? Katia Ricciarelli ha riabbracciato Pippo Baudo? Se ben vi ricordate, appena uscita dalla casa del GF VIP ed arrivata in studio dal suo amico Alfonso Signorini, questi le aveva esplicitamente detto che aveva cercato di coinvolgere Pippo Baudo, per anche un semplice saluto. Così aveva detto: abbiamo chiesto più volte a Pippo Baudo un saluto o un abbraccio attraverso un video, ma lui non ne ha voluto sapere. Al che la Ricciarelli, scherzandoci sopra, aveva esclamato: ha fatto bene, e subito il conduttore aveva ribadito che questo comportamento lo aveva un po' sorpreso. La cantante lirica aveva invece concluso affermando che secondo lei lui non aveva magari molto apprezzato la sua partecipazione al GF VIP 6, lui in questo senso è uno che se la tira un po'. Perché raccontiamo questo fatto? Perché per rispondere alla domanda iniziale, in un certo senso, i due episodi si collegano. Ricordiamo inoltre che prima di entrare nella casa del Grande Fratello, aveva rilasciato un'intervista a Libero Quotidiano, dove aveva confidato un dettaglio molto curioso che rivela la bella persona che è l'ex Geffina e che ha a che fare con la domanda iniziale. Ecco la verità. Nel corso di questa intervista aveva dichiarato: se Pippo venisse nella casa farei come ho fatto a Verona, lo abbraccerei, felice. Voglio un mondo di bene a Baudo, se io ho bisogno, lui accorre. E viceversa. Ed è questa la cosa più importante. Insomma, aveva dimostrato quanto l'amore, l'affetto e la stima tra due persone possano continuare e durare per sempre, nonostante un matrimonio finisca. Arrivati a questo punto, possiamo rispondere alla domanda iniziale. Ma purtroppo da quanto emerge dal web non abbiamo precise informazioni al riguardo. Quindi, non sappiamo dire con certezza se i due ex coniugi si sono rivisti e riabbracciati oppure no. Non ci resta che rimanere sintonizzati per nuovi aggiornamenti. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.